Ciao amichette, ciao a te che sei finito in questo video e non sai neanche tu il perché è così di passaggio. Vi do il buongiorno a tutti, benvenuti su questo mio canale. Oggi mi accompagnerete a fare una passeggiatina insieme alla Dana, che è la mia cagnolina, e ho deciso di non montare, diciamo, niente. Non voglio velocizzare le passeggiate che ho fatto, di non mettere la musica per coprire, diciamo, tempi morti, ma visto quello che di solito mi viene scritto anche su TikTok, Instagram, che bel paese, qua e là, su e giù, ma la montagna, che bello, invece vivo in mezzo al traffico, ho deciso di lasciare tutto com'è e così almeno gioverete anche voi, spero, mi auguro, dei suoni della natura, gli uccellini, l'acqua, i miei passi e anche il mio fiatone, sì, a un certo punto anche il mio fiatone. Quindi vi lascio questa mezz'oretta di video che spero vi piaccia, fatemi sapere se ne volete altri così e buona visione. Ciao! Buongiorno, sono 20 alle 9. Oggi non sono di turno, quindi vado a fare una passeggiatina con Dana. Spero che si veda. Ho il sole contro. Oh mio Dio. Devo fare una passeggiatina con Dana. Dovrebbe essere una gran bella passeggiatina. Andiamo verso la centrale e poi lì in fondo saliremo. Andremo nel paese vicino al mio e poi prenderò la strada normale. Qui dove passano le macchine, però non è molto molto trafficata, e torneremo di nuovo qua e poi più avanti dove c'è casa mia, quindi al mio paese. Siamo a 1334 passi fatti finora, cioè niente. Vedremo alla fine quanti saranno, però intanto godiamoci un attimo il panorama. Ieri c'erano la bellezza di 28-30 gradi, sì, è la verità, e oggi invece non va oltre i 12 per adesso, però non penso che migliorerà molto la situazione perché prevedono pioggia da dopo pranzo fino a domani. È per questo che ho voluto approfittarne adesso per fare questa passeggiata, perché poi mi sa che non ne avrò possibilità. E magari mi metto in garage col tapirulan, non so proprio. Qui di solito ci sono gli asini. Si vede che sono stati un attimo portati via. Si vedono le mucche? Praticamente ridendo e scherzando dovremmo arrivare in quel paese lì, vedete le casine? Ok. La Dana è tutta felice perché qui non passano macchine, se non quella macchina ogni tanto che va giusto in centrale. E quindi lei si può sfogare, può andare giù, ritornare su, può stare qui. Quando non ci sono le transenne qui, cioè più avanti, va su, annusa, fa tutte le sue cose. È proprio bello per lei.
Bella! Bella! Si mimetizza. Sembra un arco fatto apposta. Comunque, per chi mi chiede cosa ascolto, raga, ascoltate lui qui, Disco Dance anni 80, Nico Vajorani, penso si pronunci così perché è spagnolo. Raga, sono 37 minuti di musica anni 80, ma veramente top, stupendo, adoro. Dei suoi 25 milioni di ascolti, penso che ne ho fatti la metà io. Corri! Vatti a fare un bagnetto! Dana. Ecco, adesso andremo di qua dove ci sarà una bella salita corta, però abbastanza ripida, farà la curva e finiremo su all'altro paesello. Andiamo, pronto Dana? E quando mai? Bella, bella! Allora.
comune. Qui è ripida, non so se si nota, ma qui è ripida. Arrivati. Io non ho solo 60 kg da portarmi appresso, quindi è per questo che ce la faccio a fare quella salita, indiscutibilmente, però è innegabile che io abbia il fiatone, quello purtroppo. Solo tanto allenamento potrà toglierlo, e anche qualche chilo in meno. Per chi non lo sa, io sono cresciuta a pane e calcio, quindi questo campetto qui, mamma mia, che voglia che mi ispira di prendere un pallone e cominciare a correre, palleggiare, tirare punizioni, rigori. Ah, gioventù, gioventù, vero Dana? Il bello di questi paesi piccolini è che determinati giorni a settimana vengono i camioncini che ti portano il mangiare senza che tu devi spostarti. Ad esempio, il mercoledì viene quello della frutta, il martedì oggi ho visto che c'è quello che vende, insomma, un po' di tutto, dagli insaccati allo yogurt, affettato, biscotti, queste cose così.
E non vi preoccupate per Dana, perché appena arriva una macchina la richiamo all'ordine. Poi comunque quando arriveremo lì, che la strada si stringe di più, le metto il guinzaglio, perché non si sa mai. Però è abituata a queste strade. Non pensate che la gente abbandoni lo sporco così. Oggi è martedì e deve passare il camioncino a ritirare la plastica. Questo è il punto di raccolta. Gomme da neve dal 15 novembre al 15 aprile, altrimenti qui non ti muovi più che altro. Noi siamo appena stati in quel paesello lì. Adesso ritorniamo nel nostro. Vediamo per ora quanti passi abbiamo fatto. Non si vede bene. Vabbè, siamo a 4.394. Prima eravamo in quel sentiero, quindi siamo ritornati praticamente indietro. Manca poco, mezzo chilometro. E lei tira, e lei tira! Ma Dio, ciao! Ciao! Anche il cucciolino tesoro, di solito qui ci sono anche diversi gatti, adesso non li vedo. Non ci sono, Dana, so che tu li cerchi, ti avranno sentito arrivare. Raga, tutto bello qui, ma non vi dico che odore che c'è.
il cielo, insomma, sta diventando un po' bruttino, eh. È diventato tutto un po' più scuro all'improvviso. Demone. Salve. Guardate che casa stupenda. Bellissima, mi è sempre piaciuta. Bene, siamo arrivate a casa, sono intorno ai 5700 e rotti passi, va bene per essere neanche le 10 del mattino e adesso riprendiamo la mia classica routine, devo stirare, tanto. Va bene ragazzi, intanto grazie per essere stati con me, se volete sostenere il mio canale iscrivetevi, mettete like, scrivete un commento, quello che volete e ci vediamo al prossimo video, ciao!